Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Come ogni giorno iniziamo dalla mia cucina, sempre più incasinata. Comunque, finalmente facciamo un vlog. Ogni volta me lo richiedete sempre in massa, e oggi it's the big day. Sono le 9:30. Il mio sfondo è la mia ship del momento, ma perché si è realizzata, altrimenti lo è da molto tempo, di Game of Thrones. Comunque, senza parlare sempre di Game of Thrones, non mi dite, ma parli sempre di Game of Thrones. Sto facendo colazione. Oggi voglio provare questo qui, che è il protein pancake di Foodspring. Non è una sponsorizzazione né collaborazione, ho comprato tutto di mio, ogni volta devo sempre specificarlo. E appunto li sto facendo. Qua ho fatto l'impasto con 8 cucchiaini piccoli e il latte l'ho messo insomma a piacimento fino a raggiungere la consistenza. L'unica cosa che non capisco è perché vengano tipo piatti. Cioè, oddio, mi è pure cascata. Cioè, sono tipo sottilette, vedete? Però vabbè, sono buoni, eh. L'ho già fatti un'altra volta. Poi mi sono comprata anche questa e ce la spalmo un pochino sopra, poca, poca, poca. E oggi mi sono concessa questa colazione perché comunque sto per andare in palestra. Quindi sì, faccio colazione. Poi ho la lezione alle 10:30. Quindi dopo mi vedrete direttamente lì. Allora, sono uscita dalla palestra. Sono distrutta oggi perché ero andata anche ieri. Quindi mi fa male tutto. Però ci si sente sempre bene ogni volta che esci. A parte gli acciacchi. Vedete, la palestra è questa qua. Ho parcheggiato qui dentro. Ora adesso voglio passare un attimino al supermercato, perché non ve l'ho detto, ma adesso stiamo andando a casa di Julie, perché dobbiamo finire di fare un po' di cose che avevamo lasciato in sospeso in questi giorni. E visto che lei ha sempre il frigo vuoto, o almeno io sono un po' a bocca di fregna, come si suol dire, quindi non ha mai nulla per me, mi passo a prendere qualcosina e poi andiamo a casa sua. Sto vloggando in macchina perché sono andata a Giulia e logicamente c'è un incidente. Quindi stiamo andando a 2 all'ora e potevo farvi questa parte di video. Praticamente sono passata a casa e ho lasciato la borsa di palestra. Ho aperto tutte le cose perché io, facendomi la doccia lì, l'accappatoio poi è bagnato, se lo lascio nella borsa disagio, cioè puzza di muffa di cose, quindi sono andata ad aprirlo, a posare tutte le cose. E appunto io pensavo di non trovare traffico perché di sabato alle 12:40, e invece niente, c'è un incidente a quanto pare, perché sono passate già 3 ambulanze, vuol dire che pure che è una cosa grossa. Quindi ripeto, stiamo andando a neanche a 20, praticamente sarà 15, e niente, quindi ci facciamo questa traversata. Io di solito per arrivare a casa di Giulia ci metto tipo 10 minuti, un quarto d'ora se non c'è traffico, e a quanto pare stavolta ci metterò mezz'ora, 40 minuti. Pazzesco. Comunque vi faccio vedere. Ci siamo portate dei DVD, questo qui Harry Potter, e poi un Avatar, perché io ne ho un altro a casa. Questo qui mi era arrivato doppio da Amazon, quindi glielo porto anche se non è il suo genere, glielo regalo, tanto lei ha tutti quei DVD. E niente, appena arrivo ve lo faccio salutare, che poi devo fare il semi permanente ai piedi, capito? Mi tratto come una schiavetta. Sono arrivata a casa di Julie. Se proprio sta a fare un simile minestrone, c'è della carne, riprendiamo solo la manina di ricchina e delle ciabattine. Questa è la mia spesa fit portata a casa della Queen: insalatina, pomodori, cetriolino, noci, fiori d'acqua, petto di pollo, semini per l'insalatina e il mio dressing allo yogurt. C'è pure, wow, eccoli che carini. Sento birichina, birichina. Buon appetito. Vedete che fine ha fatto? Vai, riprendi il tuo piedino. La Cenerella. Ho trovato il vestito antiquato. Raga, porto 40, cazzo. No, 41. Però a volte anche 40. C'è un po' larga, cioè, guarda, pare tutta la faccia tua. Guarda, di questo colore ne ho portato 6 boccette, perché una non basta. Sei proprio una sciocca. Cleoncina, vieni da mamma. Cleoncina, vieni amore, sali su da mamma. Allora, si sono tutti preparati, pronti per uscire a fare un giro. E dopo parte la maratona dei miei baby. Ah, ma non abbiamo fatto vedere, guardate la composizione di quadri che avevamo fatto. Quante settimane fa? 2, 3? Saranno, non per me. Maurizio,
qui abbiamo altri quadretti, l'angolino. Siamo ripassati al mercatino, per chi ha visto il mio video saprà di cosa stiamo parlando. Ho preso altri DVD e poi ho preso un gelatino da questo posto che è buonissimo se venite a Via Tuscolana. Ecco qui. Giulia, che cosa ti ridi? La tua prima partecipazione a un canale decente. Andiamo, amichetta. Guarda, c'è anche il ciuffo un po' sporco di qualche liquido. Stavo lì per questo, mi sta abbassando, ma ti incontro. Quindi stiamo un po' spaccando, eh. Amore, siamo tornati a casa. Che cagnolini. Collettina, piccolina. Si è comprata una macchinetta del caffè con delle sciarpe e dei dressing. Forse, dico forse, riusciremo a vedere questo film. Mi hanno portato in giro a destra, manca. Vedete, loro mi invitano con false promesse. E poi, vabbè, adesso sta lì a fare la casalinga. Vi faccio vedere gli altri due film che ho trovato. Yeah, ho preso altri X-Men. Allora, non ricordo l'ordine, ma dovrebbe essere X-Men Apocalypse 5,60. X-Men Conflitto Finale. Ah no, scusate, è prima questo, 3 euro. X-Men L'Inizio, 5,60. Oh mio Dio, ragazzi, ce l'ho fatta. Sono tornata a casa, mi sembra vero. Da stamattina mi vedete lucidina perché mi sono appena fatta una schifo in care, applicata creme, cremine, chi prima più ne metta. Stavo finendo di lavicchiare. Non mi faccio la doccia perché l'ho già fatta stamattina e già la mia pelle è sensibilissima. Quindi, sì, devo cercare di stare un po' attenta a sto periodo. Quindi niente, come avete visto oggi, full day with Queen Bee. Che ragazzi, non è facile da sopportare. Adesso c'è anche Maurizio, quindi ce la dividiamo un pochino. Anche proprio come pesantezza caratteriale. No, non è vero. Ti amo, amichetta, quando guarderai questo vlog. E io sto finendo di guardare Amici, anche se quest'anno... E vi dico che per questa semifinale Alberto si è fatto questo capello un po' riccetto che mi strapiace. Io vabbè, già lo amo a prescindere lui. Ma guardate com'è carino. Cioè, a me strapiace, vi giuro. Fatemi sapere se lo preferivate prima. Poi io impazzisco per le sue gambe, non lo so, c'ho sto feticismo. E quindi vabbè, forse non interessa a nessuno. Comunque, ecco, magari metto qui che c'è più luce. Finisco adesso appunto di mettermi il pigiama. Poi devo ripreparare la borsa di palestra perché anche domani mattina vado. È un periodo che sto cercando di riprendere in mano la mia vita in generale, perché c'è stato un momento dopo l'operazione in cui ero morta. Ma non nel senso proprio interiore, o quanto ero pigra, non mi andava di far nulla. Sto ricarburando anche per quanto riguarda il canale YouTube. Spero dopo di questo vedrete insomma tanti altri contenuti. E appunto sto ricominciando ad andare in palestra, a mangiare bene, benissimo. Tipo ad esempio oggi pomeriggio ci siamo presi comunque un gelatino, ma ci sta ogni tanto, altrimenti sarebbe proprio un'angoscia, un'agonia. E appunto sto cercando di rimettermi in forma. Come vi dico sempre, non lo faccio per nessuno, perché io non ho né fidanzato né spasimante, chi più ne ha più ne metta, anche se a qualcuno questa cosa risulta ancora strana, ma raga, è così che vedevo lì. Semplicemente per me, perché mi sentivo proprio gonfia e affaticata, mi ero un po' lasciata andare nel periodo operazione. Però ecco, se mi trovate uno come Alberto, io lascio tutto, qualsiasi cosa, potrei farci un pensierino. Detto questo, con il sottofondo di Alberto, io vi do la buonanotte, spero appunto di rivederci presto con un nuovo vlog. Vi mando un grosso bacio e grazie per essere stati con me oggi a farmi compagnia. Spero di averla fatta io a voi. Ciao!